Come diceva il collega Pisani, tocca a me spiegare quello che è il programma di Intesa Popolare. Innanzitutto chi siamo? Se voi date un'occhiata al programma, la casa dei volontari. Perché? Perché Intesa Popolare è un partito, innanzitutto non è un movimento che nasce per le politiche del 24 e 25 febbraio, quindi è un partito che rimarrà sul territorio, che si cimenterà nei prossimi agoni elettorali, sia le provinciali che le amministrative che le regionali. Quindi siamo un vero e proprio partito sul territorio, partito giovane che è nato a dicembre del 2012 e nasce soprattutto per un'esigenza sociale e politica. Politica perché bisognava anche creare una sorta di contraltare a quella che era l'egemonia, lo strapotere della sinistra e anche una sorta di deriva alquanto atipica che, ahimè dobbiamo dirlo, noi cattolici cristiani una parte della Chiesa stava prendendo a favore della lista del premier uscente Monti, il che significava uno spostamento netto della base popolare cattolica e quindi contro anche i principi della dottrina sociale della Chiesa a favore dei potentati dell'alta finanza. Quindi è nata Intesa Popolare. Intesa Popolare che articola il suo programma su 5 pilastri fondamentali. Parte dalla famiglia e dalla solidarietà. La famiglia intesa in senso lato, noi siamo per una famiglia che si basa sul matrimonio. Non abbiamo nulla contro le coppie di fatto, anche se siamo aperti sia alle coppie eterosessuali che quelle omosessuali. L'unica cosa a cui noi ci opponiamo chiaramente è l'adozione da parte delle coppie omosessuali di bambini, perché è giusto che un bambino o una bambina abbiano la certezza della sacralità materna, della saggezza e della guida paterna. Dal punto di vista poi del lavoro, per noi il lavoro deve svilupparsi sul territorio. Cioè deve essere proprio un rapporto, non mi stancherò mai di dire, ergonomico tra il lavoro e il territorio. Come più volte ho ripetuto, noi viviamo in una regione come la regione Campania che ha tutti i presupposti per poter sviluppare un lavoro all'interno, sia nelle zone interne con l'agricoltura, gli allevamenti, di cui siamo ricchissimi, la zona del Casertano e del Basso Salernitano, come tutti sappiamo, si basa su cultura avicola e grandi allevamenti, no? Abbiamo uno dei prodotti più famosi al mondo che è la mozzarella. Dall'altra parte sulle zone costiere, viva Dio perché non sviluppare il turismo e creare quindi occupazione e ricchezza sul territorio. Poi abbiamo l'arte, la cultura che nessuno ci può togliere. Dico sempre, come ho ripetuto spesso, che in questo paese bisognerebbe far tornare a parlare le pietre, perché le pietre sono testimoni quindi del passato, che è un passato illustre e glorioso, noi discendiamo dalla Magna Grecia, poi dall'Impero Romano, e quindi, dico sempre, non abbiamo da imparare lezioni dai teutonici, i tedeschi, gli unni, anche dai cugini francesi, che gli abbiamo insegnato la civiltà, e come spesso dico, quando i nostri progenitori progettavano i ponti, loro erano ancora intenti ad accendere il fuoco con le pietre focaie. Quindi bisogna anche avere uno scatto noi di orgoglio rispetto a questi paesi stranieri del nord Europa che sembrano vogliono insegnarci tutti. E non dimentichiamo il Made in Italy, l'Italian style, la nostra moda che è famosa in tutto il mondo. Quindi ricchezza e sviluppo del lavoro sul territorio. Un altro pilastro fondamentale poi è quella della casa. La casa, noi siamo con il Presidente Berlusconi che bisogna abolire l'IMU sulla prima casa, l'impignorabilità sulla prima casa, che è vero è che la prima casa è un bene immobile, ma per gli italiani diventa proprio un valore morale e quindi intangibile che non dovrebbe assolutamente essere toccato. La creazione quindi di ricchezza interna va da sé, si deve sposare necessariamente con una seria politica bancaria.